Buongiorno, è la tarda della GDA, vero? Oh raga, oggi ho pensato, visto che è il 4, non di scappare via, per carità. È vero che quelle 41 bis stanno uscendo, noi invece non so quale bis siamo ancora rinchiusi in casa. Sono uscito a fare un po' di spesa e avevo pensato, visto che oggi è il 4, possiamo fare il famoso 4 alla fase 2, vado a farmi una passeggiata, mi sono messo in tuta, vado a farmi una passeggiata al bosco. Bosco di Gravina. Così smaltisco un po' di grammi accumulati in questi giorni e magari raccolgo qualcosa che ci regala la campagna gratis. L'asparago, la cicoriella e cose del genere. Erano le 10. Sono uscito. Sembrava la festa patronale, Gravina. Vi giuro. Quanta gente per strada che era una cosa incredibile. Ragazzi, tutto quello che volete. C'è chi dice che questo virus è un bluff. C'è chi dice che tutto quello che volete. Fra 20 giorni, se non prima, rischiamo di essere rinchiusi peggio di prima. Ieri sera non era ancora la fase 2, anzi ieri mattina io vedevo qua in mezzo alla strada bambini giocare a pallone. Ma forse voi non avete capito niente. Poi vedi gente sul posto del sindaco che si lamenta perché non si apre il cimitero. Tutto il rispetto per chi sta laggiù. Io ho due genitori laggiù. Ci sono amici miei che in questi giorni hanno perso i genitori, i parenti stretti e non hanno potuto risolvere la situazione perché non si poteva andare. Va benissimo, tutto giusto. Ma raga, il cimitero che? Okay. Ricordatevi che tutta sta fretta di andare al cimitero, non la vedo proprio. Cioè chi sta laggiù rimane là, non scappa. Quando la cosa andrà meglio, probabilmente ci vorrà ancora qualche altro mese, potremo andare con tutta tranquillità. Quindi dove sta tutta sta fretta di andare a prendersi un'infezione? Perché non abbiamo voluto aspettare? Poi magari il caro congiunto, quando era in vita, si sono ammazzati fra di loro. Adesso gli vanno a mettere, non possono aspettare che devono andare a mettergli il fiore, quel poverino. Lui sta bene. Vedi? Quelli che stanno male siamo noi. Se non volete entrare con i piedi avanti al cimitero e volete entrare piano, comportatevi bene. Buona serata, buona giornata. Non dimenticate questo mio video. Pascherò un video sul sindaco. Vi renderà l'idea di a cosa andiamo incontro. Fa un po' ridere quando parlo dei vecchietti che stanno con le mani dietro ai cantieri, però fa anche riflettere. Arrivederci. Ora scordiamoci i controlli. L'unica cosa che potranno controllare è a fare i spiacopi, cioè a vedere se i fidanzati si avvicinano a un metro di distanza. È l'unica cosa che potranno controllare. Per il resto è tutto ammesso. Cioè tu trovi il posto di blocco, mo vi imparo un segreto, va bene, ok? Vi ferma la pattuglia dei vigili urbani, dove stai andando a comprare il gelato e me lo vado a mangiare a casa. Non vi possono dire nulla. Quindi è inutile che dite quanta gente c'è in giro. Quanto ce ne sarà in giro? Avete dei franumi su quanta gente in ospedale. Quanta ce ne sarà negli ospedali? Ricordatevi queste parole, ricordatevi queste parole. Ecco perché io vi prego, vi scongiuro, fate attenzione. A voi ragazzi, a voi anziani, vedo gli anziani, i capocandiri, i manarrete che vanno guardando, do cazzi è? Statevi a casa, mo si fa pericoloso. Ma veniate, o creatore, noi è pignatino, veniate!